Ladies and gentlemen, all the young people, this is showtime! Finita adesso, cioè il tempo regolamentare fino adesso. 1-0 Bayer. E ora siamo andati a casa. Il Bayern vince questa coppa. Sentitevi, esulta anche qui, c'è gente che esulta. Incredibilmente, ragazzi. Neymar piange. Sta zitto, stai, Paoletto, guardate. A rompere i coglioni, Paoletto. Ecco, fai video, è diventato rapper e rompe i coglioni ai video dell'altri. Oh! Oh! Allora, ragazzi. Lewandowski, pallone d'oro. Ma non ce ne frega niente. Che dire, ragazzi? Partita bella. Meno spettacolo di quello di cui mi aspettavo. Cosa molto importante, ciao bello. La sblocca, la decide un francese nato a Parigi, cresciuto nel Paris Saint-Germain per il Bayern Monaco. Ebbene sì, segna Coman, ex juventino. Esulta giustamente come un pazzo schizofrenico. Giustamente esulta, ragazzi, la situazione è alquanto strana, no? Vedete, mettere pure cresciuto nel Paris Saint-Germain, di Parigi, quindi e giustamente i Burka tra. Che altro dire di questa partita? Primo tempo, ragazzi, purtroppo qui in America l'ero voluta venire a vedere con Paoletto anche per un po' di ricordi. La partita la vedi da lontano, capito? Tipo così, quella televisione, quindi stai lontano, quindi c'è il povero Verratti che sta disperato. Io l'ho vista non benissimo, un po' da lontano, però vi dico che secondo me il primo tempo, se Neuer non fa il fenomeno, perché ragazzi, quanto mi piace Neuer a livello proprio, cioè la parata, come dice Raffaele qui, la parata da portiere di hockey, quella col piede completamente diverso, tipo a chiudere, allargare, poi c'hanno ste mani che sono palanche, quella è la tipica parata che mi ricordo di Lehmann, Kahn, tutti questi che facevano, io poi da portiere. Anche se il mio favorito era Schmeichel, comunque questa parata, questa cosa loro proprio ce l'hanno da giocatori di hockey, comunque a me mi piace da morire. Quindi stagione finita, 7 giorni all'apertura del mercato, tante voci, tante chiacchiere, tantissime polemiche sopra ogni cosa. Mi arrivano notizie, presunte notizie, da focolaio a ronzo di cadore a Uniposca. Allora, iscrivetevi al canale. Uniposca, evidenziatori. Iscrivetevi al canale, se ve va, fate come vi pare, se no vi potete pure levare dal canale, sempre canale. Quindi ci sarà questa settimana, speriamo, di silenzio assoluto. Se succede qualcosa, come al solito, farò il mio video di commento a livello di mercato, a livello di tutto. Io, ragazzi, dai, vediamo, è inutile che so leggere delle cose, veramente notizie che arrivano tutti, notizie che arrivano tutti. C'erano 2-3 anni fa che ci eravamo venuti pure il cardine del cancello della Lazio, del Formello. Adesso invece proviamo a comprare tutti. Prima, per creare malcontento, ci vennavamo tutti. Adesso se stiamo a comprare tutti, così non vengono, si arrabbiano. Raga, voglio bene,
noi volamo e l'altri strisciano. Speriamo di fare un io leggo i giocatori che compriamo, se compreremo qualcuno. Ah no, c'è pure Scalante, dovrei parlare. Vabbè, no, ormai è arrivato tanto tempo fa. Ve li commento con la maglietta indossata. O a... no, nemmeno a Oronzo. Maglietta indossata. No, manco la firma. Maglietta indossata. Ciao, vi voglio bene.